Se non fosse per uno scatenato Alberto Cavasin che tiene tutti svegli, primi 45 minuti da sonno profondo. Una sola chiamata in servizio per Turci, grazie a Sesa, da parte di un Lecce che sembra troppo preoccupato delle improvvise accelerazioni, di una Udinese che, viceversa, sembra aver sprecato troppo gas in Coppa. Una sola telefonata in lingua olandese per Chimenti, mentre Sosa e Poggi soffrono il bavaglio a Domo. Tutto qui il primo tempo friulano. Lo stesso De Canio, in avvio di ripresa, capisce che si rischia di masticare amaro quando Cavasin aizza il bomber influenzato da usare solo in caso di necessità. E lui, Lucarelli, di necessità fa virtù, gomiti compresi, a detta dei friulani. In un attimo il gigante del Lecce stende l'Udinese. Il contatto c'è stato, non dico di no, però insomma da qui a dire che ho dato una gomitata mi sembra abbastanza esagerato. Per quanto mi riguarda, il mio compagno fra un poco probabilmente verrà accompagnato all'ospedale per un controllo alla retina. Non penso che si sia inventato una cosa del genere. Oltre che per la gomitata di Lucarelli a Zanchi nell'azione del gol decisivo, l'Udinese protesta anche per questo contrasto in area tra Traversa e Bertotto. Ma a prescindere dagli episodi da Moviola, c'è comunque da sottolineare che il Lecce ha meritato i 3 punti dopo aver segnato. Anzi, solo la bravura di Turci ha impedito a Sesa e compagni di arrotondare il punteggio. Faccio i complimenti al Lecce e ha vinto poi alla fine meritatamente, anche se poi gli episodi come sempre risultano determinati.